c'è il cane che parla. Va bene. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video. È da un pochino che non facciamo video, sarà passato più di un mesetto sicuramente. E anzi, non avremmo mai voluto fare questo video, perché purtroppo è successa una cosa che non doveva succedere, è la peggiore di tutte, ovvero purtroppo Ops non c'è più. Non starò qui a dirvi com'è successo, insomma, purtroppo non c'è più, e però come sapete una volta che inizi non riesci più a smettere, quindi tempo un pochino che ci riuscissimo un attimo ad apprendere l'accaduto, ci siamo messi un po' a cercare nuovi cavalli perché non sappiamo stare senza. Penso possiamo capire. E la ricerca ci ha portati dopo un mesetto circa ad alcuni cavalli super interessanti. E per questo qualche giorno fa siamo partiti, siamo andati in Lombardia a vedere questi cavalli. E insomma, non vedevo l'ora di mostrarveli, di farveli vedere e di tornare qui su YouTube. Prima di incominciare il video però, come al solito, vi chiedo di iscrivervi al canale, di mettere mi piace e soprattutto rimanete fino alla fine, perché sono proprio curiosa di sapere cosa ne pensate di questi cavalli, qual è il vostro preferito. Quindi, insomma, alla fine del video, se vi fa piacere, ditemelo nei commenti. Comunque, come vedete, ho cambiato postazione, siamo in giardino. Finalmente una nuova postazione, perché c'è ancora il sole e di solito ci viene in mente di fare video troppo tardi, quindi siamo sempre in casa. Però, finalmente, conoscete anche un po' il nostro giardino. E niente, io qua al telefono perché non me li ricordo tutti i cavalli che abbiamo provato, sono stati più o meno una decina se non sbaglio. Siamo partiti il 27 maggio, quindi pochi giorni fa, e siamo tornati ieri mattina, quindi qua giusto qualche giorno. E niente, abbiamo iniziato con due cavalli nello stesso posto, che erano entrambi due bai, esatto, o due baio, in realtà non so come si dice baio o due bai. Boh, io dico due bai, però non lo so se è giusto. Però sicuro è sbagliato. No, perché lo penso anch'io. Comunque,
Allora, la prima era una cavalla. Io non me le ricordo tutte le razze, erano tantissimi. Io sì, lei era belga. Sì. Lei era belga, aveva, se non sbaglio, non lo ricordo. 11 anni. Aveva 11 anni, era a primo impatto l'avrei comprata immediatamente perché era una cavalla bellissima, cioè proprio bellissima. Poi ovviamente vi mettiamo foto di, cioè, e anche come cavalcabilità, era proprio spaziale. Era invece, aveva 14 anni se non erro, Zangerscheid, quindi olandese, ciao, olandese, e allora lui era un cavallo molto caldo, abbiamo iniziato... È stato il mio preferito per gran parte della gita. Ecco, è stato il suo preferito, invece io non mi ci sono proprio trovata. Ma una cosa che non ho detto, appunto, stiamo cercando un cavallo per tutti e due. Quindi io preferisco i cavalli non freddi, di medio temperamento, ecco. Mentre a lui piacciono proprio caldi. Quindi sarebbe stato molto difficile farmi conciliare un cavallo per tutti e due. E niente. Seguendo la giornata del 27, questo puledro di 4 anni. Sì, quasi 4 anni. Quasi 4 anni, in realtà li avrebbe fatti tipo il giorno dopo, 4 anni, ancora ne aveva 3. E lui invece era un sella italiano, giusto? Sì, sella italiano. Vabbè, un cavallo enorme, come tutti gli altri d'altronde. Non c'è stato un cavallo piccolo. Cavallo enorme. Troppo carino, troppo bello, verde ovviamente perché ancora è un puledrino. Ma anzi è abbastanza bravo. Esatto, anzi abbastanza tranquillo, non aveva paura di nulla, ci abbiamo fatto qualche gabbietta, chiamiamola così, poi lo vedete. E insomma, come arrivava, arrivava, lui saltava, esplodeva, un sacco di forza, l'abbiamo visto anche nel salto in libertà. Insomma, tanta potenza, poca tecnica, come è normale che sia in un puledro. È stato oltre bellissimo da vedere, tanta forza, e sembrava anche molto intelligente. Sì, ci partiva già al galoppo col comando giusto, non esatto. È semplice a quell'età, era lavorato da pochissimo tempo, però già sapeva fare tante cose, era molto, molto sveglio, bravo, poi sì, simpaticissimo. Molto sveglio. Esatto. La stessa sera siamo andati a provarne anche un altro, se non sbaglio, giusto? Sì, a 2 ore di distanza da lì. Un'infinità di tempo di distanza. Siamo andati a trovare questo cavallo, bellissimo come tutti gli altri, ma li abbiamo scelti bene, devo dire, uno più bello dell'altro. Questo però aveva questo una particolarità. Questo era Baio, anche lui, e... le razze, io non me le ricordo di che razze. Lui era un Oldenburg. Era un Oldenburg, quindi lui è tedesco. Lui è tedesco. 15 anni, diciamo il più grandino di quelli che abbiamo visto. E niente, come cavalcabilità io mi sono trovata veramente benissimo perché l'ho trovato veramente molto 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 simile a Orso, quindi cioè, appena ci sono salita, come dicevo,
Allora, questo cavallo come montabilità, cavalcabilità, Mega Boy, vabbè, è molto molto simile a Ops, per cui mi sono trovata subito benissimo. E il giorno dopo invece al mattino siamo andati a vedere vicino a casa, questa volta senza farci viaggi infiniti, un cavallo molto giovane di 8 anni. Questo, il più grande in assoluto, sarà stato quasi 1,90. Il Garrese è una montagna infinita, e anche lui baio, principalmente tutti baio. E allora, il cavallo più comodo che abbia mai montato in tutta la mia vita, e penso che concordi, vero? Era veramente una poltrona. L'abbiamo montato in un campo anche piuttosto piccolo, al coperto, perché purtroppo pioveva, e una forza immensa, saltava tantissimo. Solamente che abbiamo trovato un po' di difficoltà a trovare la distanza sui salti, perché anche se gli chiedevi di rimettere un tempo, lui comunque partiva immenso, grandissimo, tipo 3-4 metri prima, una forza incredibile, fantastica. Nonostante comunque avesse 8 anni, da quanto ci ha spiegato la ragazza che lo montava, è stato lavorato pochissimo, se non sbaglio da 1 anno e mezzo, ho detto, e aveva già 8 anni, per cui era ancora un po' verde. E per questo magari ci sarebbe stato bisogno di un po' di lavoro, ma comunque un cavallo spaziale che un giorno arriverà veramente a fare categorie molto alte, secondo me. Siamo voluti andare a trovare, a parte una ragazza che abbiamo conosciuto grazie a Ops, c'è da dirlo, cioè una ragazza che lo montava quando lui era molto giovane, quindi anni fa, e l'abbiamo incontrata in concorso, perché era in concorso con i suoi allievi. Con lei ha fatto gare molto importanti, ad esempio Verona, insomma, gare di un certo tipo, gare alte, e è stato veramente un piacere perché ci ha raccontato storie bellissime su Hobbs, insomma, ci ha fatto emozionare. E sempre in quel concorso siamo andati anche a trovare i miei 2 ex istruttori. E a proposito di questo, abbiamo provato anche uno dei loro cavallini, che attualmente ha 5 anni, se non erro, giusto? Sì. Grazie, Aru. Ok. Che al momento ha 5 anni ed è una superstar questo cavallo, perché è spaziale. Quasi morello, è proprio bellissimo. Troppo bellissimo. Una molla, veramente giovane, quindi chiaramente nello stile a volte un po' pecca, ma è fantastico, è un genio questo cavallo. Che devi dire? I movimenti sì, sono eccezionali, è comodo, e poi appena vede un salto, oddio, wow. Giusto. Però fa proprio quello che gli chiedi. Sì, fa sempre quello. È un genio, è un genietto questo cavallino, anche se è così giovane, quindi magari ci si aspetta un po' più di ribellione. Esatto, e invece bravissimo. Thank you.
Sì, ci sono, sono apparsi, aspetta. Sposta la sedia a sinistra. Eccola. Che carine. Aru e Chris. Breve pausa perché il mio telefono ha la memoria piena, non si sa come, quindi abbiamo cambiato telefono. Comunque, è l'ultima cavalla che abbiamo visto, infatti la cavalla è grigia. Aru sembra finta. Aru è finta, comunque. Prima che finisce la memoria anche questo. L'ultima cavalla che abbiamo visto, appunto una grigia di 13 anni. Lei è il rubinetto, una cosa sola. Vabbè. Vabbè. Okay. Comunque stavo dicendo, lei è una nover invece e per quanto di solito non apprezzo cavalli grigi, in generale lei è tutta pomellata e quindi è bellissima, anche se ha 13 anni, quindi si sa che piano piano con l'età i pomelli proprio spariscono, diventa un tappeto bianco. Invece lei è tutta pomellata e troppo bella. E niente, ci abbiamo fatto un percorsino, qualche salto. Devo dire che mette a proprio agio chiunque, è fantastica, le puoi dire quello che vuoi e lei lo fa ed è meravigliosa. E con lei... Sul salto com'è? Sul salto, ah giusto, cosa importante. Quello del giorno prima assomigliava moltissimo, con molta abilità, ad Ops in piano. Mentre lei è identica sul salto, quindi... bellissimo, nel senso, anche se è calda, quindi non il mio genere di cavallo, è gestibile, è attenta ai tuoi comandi, quindi è meravigliosa. La distanza con lei si trova da sola praticamente, se vuoi rimettere o aggiungere, cioè se vuoi rimettere o togliere, puoi fare quello che vuoi, tutto quello che vuoi, lei lo fa, poverina, con tutto il suo impegno possibile. Poi ci siamo fermati qua, in realtà il giorno dopo, se avete finito di giocare, vabbè, il giorno dopo dovevamo andare a Pistoia e Siena, ok, però non ci siamo più andati perché avevamo già un sacco di dubbi sui cavalli che avevamo provato, ce ne piaceva più di uno, quindi insomma andava bene così. E nulla, ancora non sappiamo noi, figuriamoci di poterlo dire, che cavallo sarà prescelto, per cui vi chiedo consigli nei commenti sicuramente di quale vi è piaciuto di più a voi e restate sintonizzati perché tra qualche giorno metteremo un sondaggio per scoprire chi sarà il vincitore e niente, appena arriverà ci faremo un bellissimo video di benvenuto. Io vi invito come al solito a scrivervi, mettere mi piace e a dirci nei commenti quale vi è piaciuto di più.